Passiamo da un ecosistema all'altro, dall'ecosistema che abbiamo imparato dovrà essere funzionante nelle smart city a un ecosistema eh, diciamo, ben diverso ma che è non meno importante per il futuro del nostro paese. Stiamo parlando dell'ecosistema dell della creatività italiana e ne parliamo con una delle eh, diciamo, persone chiave di questo sistema eh, che si collegherà con noi o si sta collegando. Eccoci. Vedete in linea il direttore generale della Fondazione Alta Gamma, Stefania Lazzaroni, a cui do il benvenuto. Grazie per essere con noi, seppur in modo virtuale, però come in modo virtuale ci stanno seguendo tantissime persone oggi. e Siamo oltre 80.000 persone collegate fino ad ora. La Fondazione Alta Gamma è una fondazione che raccoglie gli ambasciatori nel mondo della bellezza e della cultura italiana, ha come obiettivo quello di far crescere l'industria della cultura italiana e, e della bellezza del, del Made in Italy, che è la parola chiave chiaramente. Il Made in Italy è sicuramente quello dei grandi brand che sono rappresentati di alta gamma, ma il Made in Italy ha anche una creatività che spesso non si vede, che è quello della meccanica di precisione piuttosto come la farmaceutica in cui l'Italia eh, diciamo, eccelle. Vorremmo parlare un po' meglio del futuro del Made in Italy con la dottoressa Lazzaroni. Grazie, a lei la parola. Bene, grazie, un buongiorno a tutti. Un ringraziamento per aver invitato anche Fondazione Alta Gamma a questa interessante riflessione sul futuro. Siamo. Onorati di partecipare a questo evento alla terza edizione con risultati straordinari. Io ringrazio Enrico Sasson di Harvard Business Review, che è anche un amico di lunga data, e sono lieta di parlarvi e di provare a riflettere insieme della rilevanza delle industrie culturali e creative, perché così vengono definite proprio dalla comunità europea, industrie culturali e creative di alta gamma, perché si fondano sulla creatività e quindi sull'ingegno, eh, in questo caso italico. Quindi bisogna innanzitutto chiarire eh, di che cosa stiamo parlando e certamente con una frase mi piace riassumere, eh, diciamo, in una parola questo tema. Queste industrie sono... In sintesi, l'economia della bellezza, e in qualche modo sono l'espressione più identitaria che ci rappresenta a livello mondiale. Possiamo partire con le slide o qualche slide di supporto. Chiaramente Fondazione Alta Gamma nasce nel 1992, quindi 30 anni fa, e nasce con l'intento proprio di promuovere e proteggere lo stile di vita italiano narrando quelle che sono le nostre eccellenze. È trasversale, riunisce sette settori molto diversificati. Certamente la moda, il design, l'alimentare, ma anche aziende più tecnologiche come l'automotive di cui abbiamo sentito parlare proprio questa mattina in modo intenso, la nautica, siamo leader a livello mondiale per la nautica oltre i 25 metri, la gioielleria e l'ospitalità che è una parte molto importante per il nostro paese. Se scorriamo vediamo soltanto alcuni dei brand che fanno parte di alta gamma, tutti li conoscete, ne cito solo alcuni proprio per farvi capire qual è anche l'impatto emotivo che questi brand hanno eh, da un punto di vista per il consumatore, no? rappresentano veramente dei love brand. Ecco quindi che questa economia della bellezza è un'economia che non ha nulla però di intangibile, è un'economia molto concreta e oggi che abbiamo visto, eh, adesso che abbiamo definito un po' eh, di che cosa stiamo parlando, vediamo anche quanto pesano per quanto riguarda l'Italia. Ecco, innanzitutto eh, l'impatto eh, di queste aziende è un impatto molto rilevante. Qua vedete eh, l'impatto a livello mondiale, ma prima di arrivare a definire l'impatto mondiale io vi direi già fin da subito che pesano il 7,4% del PIL italiano, quindi valgono una fetta molto importante del nostro PIL, ehm, coinvolgono 400.000 persone sul territorio nazionale in termini di personale assunto di collaboratori e quindi sono una, veramente i campioni, è una locomotiva per il nostro sistema paese, ma non soltanto per il sistema paese, anche per l'Europa. Proprio nel, nel primo panel di questa mattina parlavamo dell'Europa e in qualche modo anche del ruolo un po' ridimensionato che l'Europa ha in questo nuovo ecosistema internazionale. È vero, diceva uno dei relatori, che l'Europa ha perso un po' il treno della eh, leadership in termini finanziari e forse anche in quelli del, del digitale, perché ci sono grandi player americani. Ma sono felice di poter dire che, in termini invece di economia e della bellezza, il lusso europeo è veramente un asset straordinario per la nostra economia, perché l'Europa è il primo paese, è il primo mercato di questo settore, ed è il primo produttore. Di prodotti d'alta gamma e quindi in questo senso dovremmo forse un po' tutti cominciare ad essere consapevoli e riconoscere il valore di questa industria che, a livello globale, come vedete qui, vale oltre mille miliardi. Mille miliardi, e come vedete, l'automotive ha una fetta molto importante di questi sette settori che Alta Gamma rappresenta. Il secondo settore più rilevante è chiaramente il settore della, della moda, dei personal luxury goods, con cui molti ci identificano. Ciò che tengo a dire, ed è questa anche una buona notizia, visto che finiamo questa mattina, è che sono settori molto resilienti, che chiaramente sono sempre cresciuti in modo costante del 5%. Vediamo nella prossima slide la crescita che i personal luxury goods, quindi beni... Eh, di lusso hanno avuto in questi 30 anni, e come vedete, a parte Covid, lo scorso anno che ha visto una decrescita del ben 30%, sono sempre cresciuti in modo solido e stabile. Questi sono dati Bain Monitor che da 20 anni noi forniamo ai nostri soci. Ecco quindi eh, la bellezza e, questa, e queste industrie, come industrie solide, resilienti e che in particolar modo guardano il futuro in modo. Così ehm, molto positivo. È un settore in crescita, e, ma vediamo: io mi focalizzerei adesso sulla domanda che voi mi avete fatto: cioè qual è il contributo, al di là di quello economico che abbiamo visto, che queste aziende danno al futuro del nostro paese. Ci sono degli elementi interessanti da sottolineare, qua nel nucleo 4-5 in, insieme a voi perché mi sembrano interessanti per definire un po' eh, questo settore. L'alto di gamma italiano è in qualche modo stato definito il stop power italiano, cioè è molto rilevante per la reputazione, per la brand identity del nostro paese a livello internazionale perché questi marchi hanno una riconoscibilità e una ehm, diciamo presenza fisica a livello internazionale molto forte. Quindi hanno un effetto alone. Su tutto il nostro posizionamento e in qualche modo anche a livello europeo ci permettono di veicolare quelli che sono i nostri valori. Si parla di soft power perché Joseph Nye nel, negli anni 90 definì questa capacità che non è coercitiva ma è di influenza. E questo aspetto intangibile, reputazionale, è sicuramente da riconoscere alle nostre filiere della moda, del design, dell'automotive, della nautica, eccetera, perché contribuiscono al posizionamento dell'Italia e, se vogliamo, dell'Europa nel mondo intero. Il secondo elemento distintivo è che essendo tutti eh, settori e quindi brand che lavorano moltissimo. Uh, sui mercati internazionali hanno una particolare sensibilità verso eh, l'ecosistema globale, cioè hanno una visione internazionale interagiscono quotidianamente con mercati molto diversi e quindi hanno delle complessità sistemiche da gestire non indifferenti. Chi entra a lavorare in questi settori deve avere una particolare sensibilità anche culturale relativamente alle diversità a livello mondiale. Bene, pensate che soltanto 7-8 anni fa eh, il consumatore tipicamente di, di questi prodotti era un consumatore prevalentemente europeo e americano. Oggi non è più così, a distanza soltanto di 5-6 anni un prodotto su due che viene acquistato all'interno di questi sette segmenti è stato acquistato da un consumatore asiatico o cinese. Questa è stata una rivoluzione, è stato veramente un cambio di paradigma epocale perché oggi il mercato vale per il 50% un mercato anglosassone e per il 50% un mercato asiatico, in particolar modo cinese. Capiamo bene che questo implica delle complessità anche gestionali rilevanti e la necessità di avere una dimensione finanziaria adeguata per gestire queste complessità. Quindi, soft power italiano, visione internazionale, ma anche un elemento intrinseco a queste aziende è un fil rouge che caratterizza tutti questi settori. Cioè, un combinato di heritage e innovazione che diventa un po' il DNA di queste imprese. Mi spiego meglio. Le imprese sono culturali e creative, cioè, da un lato fondano il proprio successo sull'heritage. Quindi sul patrimonio manifatturiero, sulla capacità produttiva che si matura e che è stata, diciamo, che, che, che si è strutturata in, nei secoli passati. E quindi questo heritage li contraddistingue ed è certamente una cosa che dobbiamo proteggere a tutti i costi. Peraltro l'Italia è leader in questo settore, è leader, co-leader insieme alla Francia, ma sicuramente le filiere italiane sono le più straordinarie e riconosciute a livello internazionale come le più... Ehm, straordinarie. Le, le eccellenze italiane vengono proprio da queste filiere. È un patrimonio che va protetto, dicevo, e va protetto perché oggi in particolar modo, e questo è uno studio che AltaGam ha fatto insieme a UnumCamere un proprio un paio d'anni fa, oggi sono minacciate da una mancanza di vocazione, in particolar modo dei giovani. Pensate che in un'Italia che vede il 30% di disoccupazione giovanile noi fra due o tre anni vedremo mancare nei sette segmenti che ho citato prima ben 236.000 persone, perché c'è una mancanza di vocazione verso queste eh, professioni. Andrea, alla slide successiva, proprio parlando di heritage e di manifattura, per segnalare che Fondazione Alta Gamma lavora da molto tempo su questo tema, che è veramente a cuore, molto a cuore alle aziende, eh, della fondazione, abbiamo pubblicato un libro che si chiama Appunto I talenti del fare, e proprio quest'anno ehm, promuoviamo un'iniziativa eh, di, eh, diciamo, di vicinanza fra le aziende dell'alto di gamma e le scuole tecniche professionali. l'abbiamo Chiamata Adotta una scuola e 17 marchi alta gamma che qua vedete elencati: fra questi c'è Azimuth, il Gritti Hotel, Moncler, Fendi, in particolar modo che ha creato una Fendi Masterclass nelle, class, nella, nelle marche. E quindi queste aziende adottano una scuola e cercano così di eh, tenere alto eh, l'attrattività del savoir-faire italiano, che è sicuramente un nostro punto d'eccellenza. Ma parlando di heritage non possiamo dimenticarci che l'altro aspetto, come dicevo, è la nostra creatività, cioè la capacità di guardare al futuro, di essere innovativi. Questa è un'altra eh, diciamo, peculiarità di queste aziende che devono continuamente cambiare, c'è cioè una produzione estetica culturale molto forte. E parlando di creatività, eh, qui bisogna citare il fatto che non si tratta solo di creatività estetica, ma anche tecnologica, digitale. Il digitale non era, era molto poco rilevante soltanto 7-8 anni fa, anche in termini di e-commerce nel 2013, quando entrai in alta gamma, pesava soltanto il 10% del, del nostro mercato. Con Covid era doppiato il peso, siamo al 24%. E arriverà presto al 30%. Ma digitale innovazione non è solo e-commerce, perché il digitale sta permeando completamente il business model di queste aziende che stanno cambiando pelle. Significa produrre nuovi prodotti anche con strumentazioni tecnologiche digitali, l'abbiamo sentito prima. Pensiamo anche all'immobility, all'impatto sull'automotive dei cambiamenti innovativi e tecnologici a cui stiamo assistendo. Innovazione significa anche digitale, significa anche gestire una comunicazione profondamente diversa. Un tempo era prevalentemente ehm, mediata dagli organi di stampa, oggi con i social media abbiamo un'esplosione a livello mondiale di dialoghi diretti fra brand e consumatori. E qua torneremo su questo punto perché è estremamente rilevante, per non parlare del fatto che gli ecosistemi mediatici... Social, cioè i social media, sono molto diversi fra Asia e il mondo anglosassone, e questo chiaramente crea delle ulteriori complessità per questi marchi che devono essere non soltanto all'avanguardia, ma anche saper interagire con strumenti estremamente diversi che si modificano e, e, e cambiano nell'arco di due o tre mesi. Una nuova sfida, peraltro, proprio all'interno di questa sfida digitale che riguarda la comunicazione, ma non solo, è il metaverso. Avrete sentito parlare di questo nuovo universo, una realtà parallela digitale ed è la nuova sfida, cioè, in sostanza, i nuovi consumatori, in particolar modo Gen Z, i millennials, e non sono più così giovani, parliamo di persone fra i 21 e i 35 anni, vivono. Molto all'interno di realtà digitali che non sono solo i social media ma anche i videogames, eccetera. Ecco, queste realtà diventano delle piattaforme comunicative, certo, per molti dei nostri brand, in particolar modo quelli legati alla moda, ma diventano anche. Delle, dei nuovi mercati perché, grazie agli NFT alle nuove tecnologie legate alla blockchain, oggi vengono proposti e si creano anche dei prodotti completamente digitali. Quindi, non fungible tokens sono dei prodotti non reali che vengono proposti e venduti in rete. Voi capite che questo metaverso può rappresentare una sfida enorme. Il peso della, della, del business dei videogames già oggi raggiunge eh, ben 200. Uh, I 200 billions. Sempre nel campo dell'innovazione uh, dell e della capacità di interpretare i nuovi trend, va citato assolutamente anche la sostenibilità. Voi sapete che nel PNR, uh, di cui sentiamo costantemente parlare, no, di, e che Draghi sta gestendo, ma soprattutto nelle indicazioni a livello europeo, due sono i pillars delle grandi sfide per le aziende del Made in Italy e per le aziende europee il digitale e la sostenibilità la sostenibilità diventa imprescindibile qua andrei alla slide successiva non soltanto perché è eh, in termini valoriali una necessità ma proprio anche perché il mercato la richiede i consumatori specie quelli giovani hanno nuovi valori l'80% dei consumatori gen z ha interesse quasi esclusivamente per prodotti che sono certificati in tal senso, ma vediamo che anche gli investitori prestano molta attenzione ad aziende che hanno questo tipo di sensibilità e quindi anche il valore del brand oggi è profondamente legato alla capacità di esprimere eh, questa sostenibilità e così anche i buyer che sono sempre più interessati ad acquisire e a gestire prodotti sostenibili. Ma la sostenibilità mi fa anche venire in mente un tema molto rilevante, e cioè che queste aziende, proprio perché sono eccellenti, proprio perché sono dei campioni a livello mondiale, stanno diventando espressione, espressioni di un nuovo tipo di capitalismo, un capitalismo umanistico. E così l'ha definito proprio Brunello Cucinelli di fronte a Draghi al G20 eh, un paio di settimane fa, che si caratterizza per una forte attenzione verso l'ambiente, verso le persone, verso la società. E questo è veramente un tratto di cui dobbiamo tutti diventare sempre più consapevoli. Quindi aziende sicuramente molto dinamiche. Che cercano un equilibrio fra heritage ed innovazione e sul tema dell'innovazione interpretano i nuovi trend. E devo dire che anche Fondazione Alta Gamma, un po' come voi state facendo oggi qua, da tre anni a questa parte si interroga su quelli che saranno i trend che avranno un impatto sulle nostre aziende. E qua voglio condividere alcuni dei risultati a cui siamo arrivati, se passiamo all'altra slide. Abbiamo creato una nuova conferenza che si chiama Next Design Perspective. Sarà, è giunta anche questa la terza edizione. Ma vediamo un po' i trend del futuro. Ve li lascio anche un po' condividendo quello che anche noi abbiamo eh, interpretato. Il primo trend, se passiamo oltre, sarà, e questo è quasi una, un, un paradosso, il lusso del meno, dell'arts of less. E questo è un tema che fa riflettere perché specie dopo Covid eh, abbiamo, stiamo interagendo con, una, eh, con consumatori che sono molto più sensibili all'autenticità, che vogliono consumare meno ma meglio. E in questo senso il lusso del meno significa che ci sarà sempre più attenzione verso la qualità dei prodotti ma molto meno a quell'esasperato consumismo eh, che in qualche modo aveva caratterizzato il nostro modo di, di essere. Il secondo trend è il biofacturing, che si lega molto al tema della sostenibilità. Eh, queste aziende stanno investendo molto in ricerca e sviluppo e quasi stiamo arrivando ad una realtà in cui i prodotti più che essere eh, prodotti. Eh, digitalmente vengono prodotti insieme a eh, elementi biologici, quindi si utilizzano le alghe, si utilizzano i batteri, c'è una ricerca da questo punto di vista straordinaria che sta portando a nuovi tessuti, a nuovi materiali, quindi un grande investimento in questi settori. Il terzo trend che andiamo ad identificare è un po' la riscoperta della casa, questo è un trend che già da due o tre anni noi monitoriamo. potete ben immaginare che dopo covid è diventato particolarmente rilevante perché la casa è diventata un, un nuovo hub dove il benessere psicofisico di ciascuno di noi è particolarmente curato e certo post covid si è inserito anche questo elemento dello smart working quindi la casa come punto centrale di riferimento che forse in Italia era già in parte così, ma sicuramente a livello mondiale si sta affermando questo, questo percorso e da ciò, eh, e in effetti per esempio le industrie del design hanno avuto delle crescite, in particolar modo in questi recenti due anni straordinarie superiore alla media. E infine, andando avanti, ehm, ecco il multiculturalismo. Dicevo prima che queste aziende sono abituate a um, ovviamente gestire geografie molto diverse, mm, da queste geografie diverse possono nascere delle crisi. Abbiamo visto a volte che le insensibilità verso le nuove culture possono avere degli effetti drammatici per le nostre aziende. Quindi, bisogna essere, avere molta sensibilità, ma ci sono anche delle grandi opportunità. Pensiamo, per esempio, ai paesi musulmani che stanno, per esempio, investendo nella moda. Eh, tema che nessuno si aspettava in modo straordinario. I matrimoni multietnici stanno diventando in Italia eh, la normalità e in America nel 2040, questo è un dato che veramente fa pensare, eh, la comunità bianca sarà una minoranza. Quindi veramente tutti i nostri settori stanno eh, osservando questi cambiamenti socioculturali che chiaramente avranno un forte impatto su tutte le nostre aziende culturali e creative. Proseguendo, eh, chiudiamo con, eh, con eh, adesso qui non riesco se potete un attimo perché da lontano faccio fatica a vedere la chart. Scusate, ma eh, arrivo subito a voi. Arriviamo all'ultimo trend che, di cui volevo parlarvi, che è quello ovviamente dei consumi sostenibili, ne abbiamo già parlato prima, eh, in questo senso qua vedete una calzatura di Salvatore Ferragamo che in tempi non sospetti, quindi molto prima di eh, che si parlasse di sostenibilità, aveva già agito questo trend a testimonianza di quanto le aziende italiane siano sensibili a questo tema. Andando avanti vediamo il tema del metaverse di cui ho parlato poco prima con le nuove tecnologie della sostenibilità e infine... Arriviamo al benessere come stile di vita. Potete ben immaginare come Post Covid il tema della salute, del benessere eh, sia centrale per tutti i nostri consumatori e abbia un impatto, come abbiamo visto anche poc'anzi, anche per, per la moda, nel senso che le nuove tecnologie stanno favorendo la nascita di nuovi tessuti. Che sono, eh, che, possono dare, eh, che sono collegati a eh, elementi tecnologici che monitorizzano il benessere delle persone, gli alimenti stessi stanno nascendo dei nuovi prodotti che avranno e saranno pensati per una popolazione che avrà bisogno di integratori. Quindi, questi nuovi trend stanno veramente cambiando eh, completamente lo scenario che, eh, nel quale noi. Viviamo. Concludendo, eh, io arrivo un po' a sintetizzare quello che volevo condividere con voi e quindi il tema e il fatto che le aziende culturali creative, di cui Fondazione Alta Gamma è portavoce, effettivamente sono soft power dell'Italia. Sono elementi identitari del, del nostro paese, dovremmo esserne più orgogliosi, dovremmo riconoscerlo. E sono tali perché da un lato sono fortemente e saldamente ancorate al nostro, alla nostra cultura, alla nostra storia e dall'altro perché ci permettono di avere uno sguardo al futuro e sono veramente molto proiettate sull'innovazione e la creatività. Sono settori solidi, dinamici, che crescono saldamente del 5-6% l'anno. Il prossimo anno le nuove stime degli analisti. Vedono una crescita del più 11%, quindi sono risultati molto positivi su cui costruire. Soprattutto oggi sono diventate delle piattaforme di comunicazione internazionale talmente potenti che hanno una responsabilità sociale molto alta e possono diventare degli agenti di cambiamento culturale significativo. Questo credo sia un elemento su cui riflettere, perché potremmo tutti insieme, come Italia ed Europa, fare leva anche su questo straordinario potere eh, di influenza che queste aziende eh, giocoforza hanno per la loro autorevolezza e la loro credibilità. Trovo adeguato quindi concludere questa breve riflessione che mi è piaciuto fare insieme a voi con una frase di Dostoevsky, che ogni tanto citiamo in alta gamma: la bellezza. Salverà il mondo e le aziende culturali creative, si è sempre detto, rappresentano il bello e il ben fatto dell'Italia. Ma oggi aggiungiamo a questa frase un elemento in più che lo ricollega al vecchio detto del Kalos Kai Agatos, cioè bello e buono: quindi non più solo bello e ben fatto, ma bello buono e ben fatto perché l'impatto sociale. Quindi, anche etico, non soltanto estetico, che queste imprese stanno avendo nel nostro paese, ma anche a livello globale, è rilevante, sono profondamente ingaggiate nel sostegno dei nuovi valori, dalla diversity all'inclusion, all'ambiente. Quindi sono motori e attori protagonisti del cambiamento. E quindi con questa convinzione che noi abbiamo e questa fiducia nella bellezza come forza. Creativa e come agente del cambiamento, io torno a guardare al futuro insieme a voi e vi auguro un buon proseguimento per questa conferenza, che eh, appunto si focalizza su uno sguardo al futuro e su tutte le più grandi eh, innovazioni che stiamo vivendo. Vi ringrazio e buona giornata. Grazie mille, grazie mille Stefania Lazzarone ad alta gamma, ci ha dato un quadro veramente inusuale e interessantissimo anche su questo aspetto del futuro. Eh, bello, il bello ci salverà, il buono ci salverà. Ne riparleremo fra dieci minuti perché torneremo di buono, parleremo soprattutto, forse più che di bello, con eh, Future Arena, lo slot durante la pausa pranzo, su, che si da, sarà dedicato a una serie di start-up, eh, di live demo, eh, di start-up dedicata alla sostenibilità. Quindi grazie ancora e eh, arrivederci tra dieci minuti con Future Arena. Grazie.